Salve a tutti amici di YouTube, come potete vedere torniamo con una video recensione. Un po' di tempo che non carico una recensione di una replica sul mio canale. Scusate la composizione di come è messo il fucile, di come è l'inquadratura, ma il fucile è molto lungo e trovare una giusta composizione non è stato semplice, quindi mi sono adattato in questo modo. Come leggete da titolo abbiamo un Bar 10 della Jingong. Devo dire che vabbè, è un Western 10, diciamo, però la Jingong lo chiama Bar 10. Allora, questo qui, diciamo, non c'è molto, molto da dire sui fucili da sniper, diciamo, non c'è molto da dire. Allora, il fucile, a mio avviso, è per chi vuole, diciamo, intraprendere comunque una, diciamo, che vuole intraprendere il ruolo di sniper da cecchino e non spendere molti soldi, io consiglio vivamente questa replica, perché non costa tanto. Nuova mi sembra che costa intorno ai 100 euro, forse qualcosa di meno, non ne sono sicuro, non devo ancora controllare. E tra tutti i USR in circolazione, a parte quello della Marui, questo è il migliore, perché è veramente fatto bene all'interno del gruppo di scatto. Ho sentito parlare molto molto bene del gruppo di scatto. Va solamente sostituito il gommino pop, e che vabbè, comunque come sappiamo i gommini pop della Jingong fanno tutti schifo, e quindi sostituite il gommino pop. Se volete mettete una canna interna di precisione, montate una canna interna di precisione per avere un miglior tiro, ma quella è una cosa in più. La cosa fondamentale è cambiare il gommino pop, e per il resto, vabbè, e naturalmente controllare la molla, perché molto probabilmente arriverà overjoul come tutti i fucili della Golden Bow. Allora, il fucile, quanto è lungo? Sarà poco più di 1 metro, o no, sarà 1,20 m, cioè non lo so, 1,10 m, più o meno. Adesso è montata un'ottica della Royal, penso, sì, della Royal. Una 39x40 con reticolo retro illuminato, eccetera eccetera. Vabbè, l'ottica non è importante. Allora, il resier del fucile è veramente fatto bene. Cioè, io devo dire che guarda, questo fucile non è mio, partiamo da questo presupposto. Però io tempo fa ho avuto un Western 10 della Well, e devo dire che la calciatura non era fatta così, è un nero opaco, sembra fatto abbastanza bene. Abbiamo un poggia spalla in gomma, devo dire che è abbastanza comodo. L'impugnatura è ergonomica, diciamo, come tutti i USR, si impugna abbastanza bene, non pesa moltissimo. Poi una cosa che sono, vabbè, qui c'è la sicura. Si carica il fucile come tutti i fucili. E una cosa di cui sono rimasto sbalordito è la silenziosità di questo fucile. Cioè, è veramente veramente silenzioso, cioè senza toccarlo all'interno. Questo fucile è così, esce così dalla casa madre, silenziosissimo. Adesso non so se tramite video riesco a farvi capire quanto sia silenzioso. Adesso provo a sparare. Cioè, non so se comunque, non so se tramite video si riesca a capire, dopo vedo in fase di montaggio. Ma cioè, neanche poi quando il pallino viene caricato, il pallino è ancora più silenzioso. Adesso non c'è il pallino dentro, quindi fa leggermente più rumore, ma quando c'è il pallino dentro fa ancora meno rumore. E il gommino qua, sì, il gommino pop, lo pop si regola come tutti i USR tramite questa levetta che qui è argentata. Qui, non so se riuscite a vedere, penso di sì, questa levetta qui. Tutto a sinistra lo pop è chiuso, tutto a destra lo pop è aperto al massimo. Poi vabbè, ve lo regolerete voi. Adesso c'è sopra questo tessuto. Si è messo così da un ragazzo da cui lo sono andato a prendere, perché questo fucile è di Red. Molto probabilmente starà guardando questo video, quindi Red, questo è il tuo fucile, questo è quello che avrai a breve, quando te lo porterò, anzi quando lo verrai a prendere, perché io non ti porto proprio niente.
Qui abbiamo il gancio per la cinghia, abbastanza resistente, in zama. E niente, qui abbiamo tre caricatori. Ho visto prima, ho provato a montare, a mettere un caricatore all'interno, adesso non so quale dei tre sia. Penso che questo qui sia quello originale perché è diverso dagli altri due. Prima ho provato a montare questo e aveva un. Cioè era. Quando l'ho messo è stato difficile estrarlo. Quindi non so se forse sono questi quelli originali. Perché, vabbè, comunque. Qui c'è il tastino per espellere i caricatori. Premere, tirare fuori. Ho notato prima, mentre sparavo qualche colpo, che aveva dei problemi di pescaggio, quindi un piccolo problema di pescaggio, però non so se derivi dal caricatore o dal fucile, perché se non mettevo, se non premevo il caricatore verso il fucile, quando andavo a caricarlo non sparava. Poi premendo sotto il caricatore, tenendolo premuto, il fucile effettivamente poi sparava. E niente, io mi sono dilungato pure troppo. Adesso c'è questo tessuto sopra, come vi ho detto prima, non mi va di toglierlo perché è legato con le fascette, poi è legato abbastanza bene. Comunque, ecco, non è che abbiamo soltanto la canna e l'ottica lì coperta, non è niente di che. Non mi va di toglierlo perché dopo devo starla a rimettere e non me va. Il paraghiletto è in plastica, il ghiletto invece è in metallo. L'app adesivo è tutto in metallo, la canna è in metallo, soltanto il body è in ABS, però devo dire che è veramente veramente fatto bene. Quindi ragazzi, io consiglio questo fucile per chi voglia iniziare a intraprendere il ruolo da cecchino, di sniper, perché comunque non costa tanto, ecco, con una piccola modifica di 10-15 euro abbiamo un bel fucile che spara molto 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 bene. Consiglio sempre di tenere il pallino leggermente un po' più pesante rispetto ai fucili elettrici, magari con un 0,25, un 0,23 massimo, con un 0 comunque, penso che il 0,25 sia ideale, così la traiettoria del pallino è sempre sufficientemente dritta, sempre sufficientemente quella. Bene ragazzi, questo era il bar 10 della Jingong, io sono Cecco, questo è il mio canale, noi ci vediamo con un prossimo video, ciao a tutti!